Bellazzini, sul 3-1 del Vicenza sulla Pro Vercelli c'è anche la firma di Tommaso Bellazzini, entrato da poco e a timbrare il 3-0 che pareva aver chiuso la partita. Poi Vicenza si sa che magari un po' si complica la vita fino alla fine della gara, però insomma un gol importante, una vittoria importante che tiene accesa la speranza. Sì, ancora più importante allora, visto che poi abbiamo preso gol, il terzo è stato ancora più importante, visto com'è andata poi. No, vabbè, a parte scherzi, insomma, partita decisiva che abbiamo vinto, due vittorie di fila, e ora siamo attualmente a -2 dall'Ascoli, quindi insomma siamo sulla strada giusta, 4 partite e bisogna fare più punti possibili. Ascoli che giocherà lunedì, quindi bisogna incrociare le dita che resti lì. Forza Padova. Detto da te, ex cittadella, Forza Padova. Cuore bianco scudato. Il gol del 3-0 è arrivato su quel lancio di Malonga, proprio sul filo del fuorigioco, ti sei presentato davanti a Valentini, tanto per non sbagliare, una botta. Sì, non era il caso di temporeggiare. Grande palla di Dominique, ringrazio, ho fatto un bel controllo e poi ho tirato, sì, forte, e è andata bene. Ha una dedica questo tuo primo gol in maglia biancorossa? No, sì, una dedica diciamo alla mia famiglia che mi sta vicino quando le cose vanno un po' meno bene o in generale sempre, quindi insomma loro sono quelli che mi supportano, che mi stanno sempre dietro, quindi insomma la dedica va a loro. Anche perché il gol di Bellazzini lo aspettavamo, voglio dire, già martedì sera. Sì, là, il colpo di testa non è il mio pezzo forte. Va bene, bene così comunque. Vicenza che comunque non riesce a vincere tranquillo una partita anche sul 3-0, poi subito il 3-1, qualche mischia, qualche occasione particolare, Breme che si è guadagnato la pagnotta e il suo voto anche oggi. Sì, questo penso sia faccia parte diciamo del momento un po' difficile che il Vicenza vive da tutto l'anno, sei sempre lì, non sei mai tranquillo, anche sul 3-0 non siamo bravissimi in questo momento a gestire la tensione, le situazioni, quindi ci sta che insomma poi ci mettiamo un pochino in difficoltà da soli, però insomma va bene, oggi abbiamo fatto 3 gol, bene così. Vicenza c'è. Vicenza c'è. Adesso si va a Livorno, per te che sei toscano. Sono pisano soprattutto. Sono pisano, quindi vale doppia e bisogna fare dei punti. Abbiamo fatto già delle imprese altre volte in trasferta, speriamo di portare dei punti che sarebbero decisivi a 4 giornate alla fine. Vicenza ci crede, ci prova. Sì, ci prova, è evidente, abbiamo fatto 2 vittorie contro 2 partite, contro 2 squadre che lottano per non retrocedere, quindi comunque partite difficili da gestire anche mentalmente. Vincere 2 partite vuol dire che il Vicenza manda un segnale di forza e di che comunque è presente e ci crede fino alla fine, chiaramente. Un'altra vittoria, quasi da non crederci, 2 vittorie consecutive in casa, mai successo praticamente per il Vicenza in questo periodo, ma un'altra vittoria importante che tiene accese le speranze per le ultime 4 di campionato. Ti ripeto le stesse parole che ti ho detto martedì, noi ci crediamo, andiamo in campo, cerchiamo di fare più punti possibili e poi insomma vediamo quelle davanti a noi che risultati avranno, ecco. Un Vicenza che sia sull'1-0 e poi dopo il 3-0 il 3-1, però ci sono state anche delle fasi in cui si è un po' creato i problemi quasi da solo. E purtroppo in campo ci sono anche gli avversari e su una punizione, insomma un cross, un calcio d'angolo i problemi possono nascere, ecco. Però secondo me siamo stati bravi, ci siamo rimasti comunque concentrati, abbiamo rischiato il giusto e forse un pochino dopo il 3-0 ci siamo un attimino deconcentrati, però insomma alla fine è andata bene. Tu e Breme, che cosa avete tentato di combinare nel primo tempo? Poi ho visto che vi siete parlati anche a fine partita uscendo andando verso lo spogliatoio. E io volevo dare a che lui calciasse di destro, mentre lui mi urlava no, 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 e io per non tirarla fuori fra un po' combino la frittata. Infatti gli ho detto questo, guarda Nick, volevo farti a calciare col destro, gli ho detto guarda non preoccuparti, però se ti dico di no piuttosto metti l'anfallo laterale e ci rincompattiamo. Si è visto che poi vi siete chiariti subito. No, ma con Nick nessun tipo di problema, insomma in campo a volte gli errori purtroppo si fanno, l'importante è chiarirsi così la prossima volta non si ripeterà più. Vicenza che 1-0, poi l'ultimo quarto d'ora del primo tempo però anche lì è un po' abbassato il baricentro. Sì, tatticamente ci hanno messo un po' in difficoltà, infatti abbiamo cambiato, inizio la ripresa il mister ha messo Giacomelli sul loro vertice basso, perché tante volte uscivamo con le mezzali e si creavano dei buchi in mezzo. Però ti ripeto, insomma, siamo stati bravi, ci siamo ricompattati, abbiamo fatto 3 gol e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria, importantissima. 3 gol anche questo da segnare al Toquino, come le 2 vittorie consecutive. 6 punti che tengono il Vicenza lì, 4 partite alla fine, si va a Livorno sabato, partitaccia, campaccio. Ah, sicuramente, ma ti ripeto, per noi purtroppo sono tutte partitacce, perché nessuno ci regalerà niente, come è giusto che sia. La Pro Vercelli sembrava spacciata e è venuta qua a giocarsi la partita.
Quindi noi andremo a Livorno, prepareremo la partita come abbiamo fatto queste ultime due, con la speranza di portare a casa qualche punto. Il segnale che arriva dal Menti è comunque che il Vicenza è vivo e c'è ancora. Ah, quello sicuramente. Io l'ho detto già quando abbiamo perso con Cittadella, noi finché i punti, finché la matematica non ci condanna, noi ci crediamo. Noi siamo lì e siamo sul pezzo, ci alleniamo e ripeto, chi non ha voglia stia a casa. Alessandro Dal Canto finisce 3-1 contro la Pro Vercelli, il Vicenza bissa la vittoria con l'Ascoli, meno male, resta lì, dimostra, come avevi detto tu, che il Vicenza c'è, che il Vicenza è vivo e non è morto. Sì, insomma abbiamo accorciato ancora, aspettiamo la partita di lunedì, magari se la Regina non avesse pareggiato sarebbe stato meglio. 44esimo. Però, insomma, adesso siamo ancora più consci del fatto che possiamo andare a provare a prendere la squadra che sta sopra di noi per fare il play-out. Resto dell'idea che dobbiamo provare ad andare a fare un colpo nelle prossime due partite, che sulla carta sembrano proibitive, però potrebbe essere determinante. Tre gol in una partita non si erano mai visti praticamente nella tua gestione, perché il Vicenza li aveva anche fatti nel giro d'andata, ma poi si era sempre fatto recuperare. Anche contro la Pro Vercelli ci ha provato a mettersi in difficoltà da solo. Ma nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà nella gestione di Appel, siamo riusciti ad aggredirlo male e quindi siamo difesi un po' troppo bassi, non siamo riusciti a ripartire, ero troppo distanti dalla punta centrale, quindi abbiamo cambiato qualcosa nell'assetto, non negli interpreti del secondo tempo. E sul 3-0 una squadra, non dico che dovrebbe giocare sul velluto, però neanche soffrire come abbiamo sofferto noi, perché bisogna stare un po' più tranquilli in questo momento qua, chiedere tranquillità insomma ai miei non è nemmeno un'impresa facile, perché siamo costantemente con l'acqua alla gola, però questa è la situazione, quindi bisogna che ci adeguiamo. Peccato la munizione di Giacomelli, che era in diffida, che porta via il Vicenza, un giocatore che in questo momento sta bene. Sì, ma facciamo con un altro, insomma. Oggi vi aspettavate tutti che Semioli fosse in campo, perché ho letto le formazioni, lo davate tutti, ma non è demerito di Franco, io penso che davanti ho tutti i giocatori che stanno abbastanza bene, a seconda di cosa mi può essere utile per l'impiego, insomma a Livorno ci tornerà utile sicuramente qualcun altro, anche se Stefano in questo momento qua sta bene. Ciaramitaro invece è uscito con un problema alla spalla. Ha preso una botta, avevamo un paio di giocatori qui crampi, quindi abbiamo tentennato un po' a fare il terzo cambio, però non penso sia niente di grave. Due vittorie consecutive in casa, pesantissime, il Vicenza doveva farle per restare aggrappato alla speranza, contando in qualche disgrazia altrui. Sì, io penso che i giocatori siano stati bravissimi sotto questo punto di vista, perché si sono rialzati nel momento in cui non ci dava un euro nessuno, quindi io penso che il merito più grosso vada a loro. Sono contento che si possano godere insomma la gioia quantomeno di due partite vinte consecutive e fare una domenica diversa dalle ultime 4-5 settimane, perché ripresentarsi lunedì è stato pesante negli ultimi tempi. Avanti, dobbiamo andare avanti. In gol Bujinov, in gol Malonga, in gol Bellazzini, quindi anche questo è importante. Sì, ma ho Tiribocchi che sta bene, ho Semioli che sta bene. Sono secondo me stati bravi i ragazzi a farsi trovare pronti nel momento in cui sono stati chiamati in causa, anche dopo tanto tempo, tipo Giacomelli che uno non parte dall'inizio, o Bellazzini stesso che secondo me ha tirato la carretta e aveva bisogno un po' di rifiatare. Oggi penso che il gol abbia anche rivitalizzato, mi auguro che venga presto anche qualcosa di utile per Simone Tiribocchi, perché è un giocatore estremamente importante nel calcio. Ho visto gente che nessuno si aspettava risolvere problemi insomma al gruppo, ecco, mi auguro che sia così. Tu probabilmente non l'hai sentito, ma Bujinov ha avuto anche delle dichiarazioni polemiche dicendo che qualcuno non sta sostenendo il Vicenza, che i vicentini dovrebbero essere più vicini alla squadra, non siamo riusciti a capire bene con chi fosse arrabbiato. No, non so, l'ho visto tranquillo in spogliatoio, non so, non conosco il motivo delle sue dichiarazioni oggi. Insomma si è avvertito un clima diverso già nel riscaldamento in casa, insomma martedì c'erano stati i fischi quando sì, la strada era uscita normale per la posizione in cui siamo. Oggi secondo me l'atteggiamento è stato completamente differente, ho visto i ragazzi diversi già nel prepartita, quindi no, ripeto, poi noi in questo momento qua
dobbiamo pensare a giocare, perché è essenziale provare a uscire da questa situazione facendo delle prestazioni, perché a pallate non penso che risolveremo nessun problema. Un'ultima cosa, quante speranze, quante possibilità dai al Vicenza di agganciare questi play-out? Dicevo prima che secondo me va vissuta partita per partita, perché ogni giornata succede qualcosa che evolve la situazione in un modo differente da quello che pensavamo, quindi viene difficile secondo me fare anche tabelle. Dipende cosa farà lunedì l'Ascoli, dipende da cosa faremo noi a Livorno sabato, quindi penso che sia più logico da parte nostra pensare soltanto a Livorno. È normale che in questa condizione qua dobbiamo sperare anche a disgrazie sportive di qualcun altro, però noi pensiamo a fare il nostro. Tanto forza Padova, lunedì ti tocca. Tanto speriamo che l'Ascoli non vinca.